Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come ogni inizio anno, perché da quello che ho notato adesso, prima di iniziare a registrare, stavo riguardando un po' dei vecchi tattoo tour per anche capire quali vi avessi fatto vedere e quali ancora no. Li faccio ogni inizio anno, almeno facciamo il punto della situazione giustamente e capiamo a che punto siamo. Negli scorsi anni ho notato che facevo molti più tatuaggi. Sarà che avevo anche molto più spazio effettivamente per farli, ma quest'anno, se devo essere onesta, non ce ne sono stati così tanti. Infatti credo nel corso di quest'anno di averne fatti solo 3, il che è assurdo. Al contempo, lo sapete se mi seguite da un po', sto seguendo anche un percorso di rimozione laser dei tatuaggi, che sta andando in realtà discretamente bene. Ovviamente il mio obiettivo non è quello di rimuovere completamente un tatuaggio, anche se con tutte le tecnologie di oggi capite bene che è molto facile, tra virgolette, arrivare a un risultato del genere. Ci devono essere dei vari presupposti, ogni tatuaggio a sé, ogni pelle a sé, ogni persona a sé, dipende da tantissimi vari fattori, però i miei tatuaggi stanno reagendo molto bene e, ripeto, il mio obiettivo non è quello di eliminarlo completamente, ma semplicemente quello di schiarire il tatuaggio per poi andare a rifare qualcosa al di sopra. Mi avete chiesto molto spesso perché sto rimuovendo alcuni tatuaggi, vi ho risposto altrettante volte, ma lo rifarò. Molti dei tatuaggi o non mi piacciono più esteticamente insieme agli altri che sto costruendo, quindi per una visione appunto complessiva mi stonano un po'. Alcuni sono fatti in maniera sbagliata, tipo lo Stay Strong. In teoria i tatuaggi vanno sempre rivolti verso chi li guarda e mai verso noi stessi che li portiamo, e questo appunto l'avevo fatto invece per vederlo io. Alcuni sono troppo colorati, come sapete adesso mi piace più scura e quindi sto rimuovendo, diciamo, quelli un po' più colorati, e quindi insomma queste sono le ragioni. Oppure tipo quelli sulle mani li sto rimuovendo perché dei punti un po' particolari, e se i tatuaggi non vengono fatti bene si allargano nel corso del tempo, e questo è quello che è successo, quindi preferisco rimuovere i tatuaggi rovinati. Alcuni, come vedete, si stanno tagliando meglio, altri ci sono solo dei pezzettini. Vedete qua, in base alla pressione poi dell'ago, alcune parti si tolgono prima, e il laser in realtà non va a togliere il pigmento, cioè non è un processo di estrazione. Semplicemente quello che fa il laser è scoppiare le particelle di pigmento che sono state impiantate, no, nel momento del tatuaggio, le va ad allargare. Infatti le prime volte che fate il laser vedete proprio che il tatuaggio si spiana piano piano. Il nostro corpo deve essere in grado di rimangiarsi un po' quelle che sono queste particelle e fare un processo inverso, quindi smaltire l'inchiostro. Ora io ve l'ho spiegato in maniera un po' così, però quello è il succo. Però nei video dove vado a fare il laser lo vedete spesso, e quindi se siete interessati all'argomento poi andrete in quel video. Oggi appunto vi parlo dei nuovi tatuaggi. Mi sono resa conto che sono tutti tatuaggi per i BTS, ci risiamo un'altra volta. Ovviamente lato estetico, lato poi sentimentale mio e tutto quello che ne concerne, tutte le mie esperienze, insomma, ci sono legata in maniera molto particolare. Se avete visto i video anche prima di questo, avrete visto anche gli altri, anche perché gli ultimi che ho fatto questi anni credo siano quasi tutti correlati a loro. Però, ripeto, cioè non sono esplicitamente per loro, cioè non è che ho scritto il nome qua sul petto, cioè sono tutte cose che mi ricordano appunto momenti, esperienze, cose. È una questione molto più profonda. Apro e chiudo una parentesi: i tatuaggi sono sempre molto personali, secondo me non vanno mai commentati. Io faccio questo video semplicemente appunto per intrattenere voi, però non mi piace mai ricevere giudizi o cose non richieste. Ci sono stati anche diversi problemi legati ai tatuaggi che ho fatto, gente che si inventa che io abbia dei tatuaggi che in realtà poi non ho, ma apparentemente, non lo so, da qualche parte spuntano fuori. Però non voglio entrare in queste cose, semplicemente godiamoci il flow e andiamo avanti. Quindi sappiate che vi dirò qualcosa collegato ai tatuaggi che vi faccio vedere, ma molte cose me le tengo per me perché è giusto così. Il primo che vi faccio vedere è
il primo che ho fatto quest'anno, se non sbaglio, che è appunto il primo tatuaggio che ho fatto in Corea, che vi ho già fatto vedere diverse volte, è la mia tigretta qua al centro del panzon, vicino tra l'altro alla cicatrice della mia operazione e vicino al mio neo che mi piace tantissimo, quindi è questa ragazza qui. Trovate il vlog di quando sono andata a farlo, il tatuaggio più lungo della storia ma allo stesso tempo il più semplice. Come costa? Vi dico anche quello perché magari così vi regolate. In Corea costano molto di meno i tatuaggi, infatti l'ho pagato all'incirca 60.000 won, che sono poco più di 45 euro. Non è neanche troppo piccolo, il punto mi piace tantissimo, anche se ero lì che rimuginavo, ma lo faccio, non lo faccio, non ho la pancia piatta, eccetera, eccetera. No, certo ho detto, vabbè, chi se ne frega, ciao. Tanto chi lo vedo io, però mi piace molto. E è appunto il tatuaggio della tigre, quindi è una piccola tigretta con le sue zampine. L'ho fatto perché non so se seguite la questione del calendario cinese, ovviamente è una realtà differente dalla nostra, infatti ogni anno si entra in un segno differente e in base all'anno in cui siete nati sapete qual è il vostro segno, e non è il nostro segno inteso come lo intendiamo noi, tipo Vergine, Cancro, Bilancia, Toro, eccetera. Se cercate su internet trovate sicuramente il vostro, anzi fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro anno di nascita e quindi qual è il vostro segno cinese. Il mio appunto è quello della tigre, tra l'altro credo di essere nata proprio nell'anno della tigre nera, quindi nel 98, se siete nati nel 98 ve l'ho detto io senza che vi mettete a cercarlo, e infatti l'anno scorso, quindi 2022, era di nuovo l'anno della tigre, quindi ho fatto questo tatuaggio. Per me è ambivalente in questi due sensi, quindi è sia il mio segno cinese sia l'anno in cui sono appunto stata per la prima volta in Corea e quindi l'anno in cui ho fatto il tatuaggio. Poi l'ho fatto insieme a Ross, che appunto è stata la mia scoperta del 2022. Abbiamo passato tantissimo tempo insieme, a partire da Las Vegas, concerti, poi appunto siamo andati in Corea, abbiamo vissuto insieme, abbiamo passato tantissime cose insieme, quindi lei l'ha fatta in maniera un po' diversa, però anche lei ha la sua tigre. Piccola informazione di servizio, quest'anno invece siamo entrati nell'anno del coniglio nero. Poi quest'estate, quando è venuta Alessia, l'ho portata a fare un tatuaggio e quell'occasione ho detto, che fai, non te lo fai anche tu un tatuaggio? Eravamo, mi pare, poi appena anche tornate appunto da tutta la questione concerto, Las Vegas eccetera, e come avevo fatto già l'altra volta che ero tornata da Los Angeles, mi ero fatta tutto il braccio con la data eccetera, stavolta ho fatto un tatuaggio che mentre ero lì l'ho proprio sentito, l'ho percepito, quindi per me ha un significato immenso, in generale per loro, perché comunque è il verso di una delle canzoni di Namjoon, che è appunto Trivia Love, è proprio un mantra di vita. L'ho appunto fatto dietro qua la nuca, spero che lo vediate e soprattutto che si legga bene perché ci tengo tanto, è bellissimo. E c'è appunto scritto I live so I love, quindi vivo per amare, ed è una cosa su cui ci dovremmo concentrare un po' tutti, perché io penso che una vita vissuta senza amore per qualsiasi cosa, verso qualsiasi persona, sia una vita vuota, e quindi metteteci sempre tanto cuore, tanto amore in tutto quello che fate, ed è proprio questo il senso del tatuaggio, reminder anche per tutti quei momenti in cui ci sentiamo un po' giù. Volevo farlo e tatuarlo con la calligrafia di Namjoon stesso che l'aveva scritta, alla fine però l'ho fatto nello stesso font con cui ho fatto la scritta di Together Bulletproof, che è un tratto molto delicato, sembra quasi sempre appunto una scritta fatta a mano e è molto corsivo, quasi tutto di tatuaggi di scritte che ho sul corpo sono tutti in corsivo, a parte appunto qualcuno tipo questo che è scritto tipo macchina da scrivere. Tra l'altro, a proposito di questo, ho ripassato, vabbè, la scritta Euphoria, e questo tatuaggio era un cuoricino viola ma l'ho fatto nero, tra l'altro devo anche ripassarlo perché purtroppo i tatuaggi solo a colori senza gli outline, quindi solo proprio colorati, sono un po' particolari, tendono a svanire, specialmente il colore viola è un colore molto particolare. Mi piaceva ovviamente il cuore qua, lo sapete, all'inizio l'ho fatto più piccolino,
poi l'ho fatto più grande e alla fine insomma l'ho fatto tutto nero, mi piace tantissimo ma devo ripassarlo. E visto che appunto avevo tolto il cuoricino viola da qui, l'ho fatto dietro l'orecchio, è questo qui, non è un cuore qualsiasi, adesso vi spiegherò anche tutta la storia che c'è dietro e soprattutto vedete che essendo viola, prima era molto più scuro, c'è il reel anche di questo su Instagram, adesso andrebbe ripassato ma in realtà mi piace così perché comunque è visibile, sta lì. Quando Jungkook dei BTS è andato a fare il tatuaggio, quello che hanno fatto tutti e sette, appunto il numero 7, che tra l'altro PS, cioè io il 7 l'ho tatuato ancora prima che loro facessero tutto sto giochetto, quindi lasciatemi stare. Il tatuatore aveva pubblicato questa foto insieme a lui, eccola qui, e aveva pubblicato anche l'autografo, insomma. E avevo proprio questa intenzione di fare il cuore, ho detto perché non prendere questo, che comunque ha scritto lui, e quindi ho preso esattamente questo cuoricino qua, è letteralmente questo, molto carino come cosa, è anche molto più particolare rispetto a può essere, no, tipo un semplice cuore così, c'è un senso, un significato in più. E passando invece a un altro tatuaggio, che poi è l'ultimo che ho fatto in Corea e di cui avete anche di questo visto il video, scatenato tra l'altro il putiferio per questo tatuaggio, anche se non ho ben capito il motivo, perché ripeto, sono andata da questo stesso tatuatore che vi ho fatto appena vedere, il tatuatore di Jungkook, il tatuatore che ha fatto anche gli altri membri, non ho capito dove e quando è scoppiata la bomba, fatto sta che ragazzi lui è un tatuatore, cioè non è che se ha fatto loro non può fare altre persone, non sono né la prima né sarò l'ultima ad essere tatuata da questo ragazzo, che tra l'altro è stato sempre molto carino. Disastro perché sono andata dal tatuatore dei BTS, appena gli ho scritto lui mi ha subito risposto, abbiamo subito preso appuntamento, ripeto è un tatuatore come un altro, io seguivo anche prima di questa vicenda di sapere che fosse andato poi il buon JK, e quindi il suo stile mi piace e mi piaceva tantissimo. Poi polemica perché avevo pubblicato la foto delle firme ma mancava la firma di Taehyung, su Twitter hanno ripreso la foto non so tramite chi, cosa, quando, insomma io finita in una tempesta mediatica non volendo e non avendo fatto niente, ma ok ormai tanto ci ridiamo sopra. Arriviamo al fulcro della questione, però dovevo dirvi queste cose perché è assurdo. Sono appunto andata a fare il tatuaggio, ero super convinta di cosa fare come soggetto principale perché volevo assolutamente fare una farfalla, lo sapete che la ricollego a loro, l'avevo anche già tatuata, infatti ne ho un'altra qui, però volevo farla più grande. Il giorno dell'appuntamento sono andata e lì insieme a lui l'abbiamo ideata, l'abbiamo disegnata, abbiamo capito i colori eccetera eccetera. All'inizio io ero andata con l'idea, perché lo sapete adesso io li sto facendo appunto tutti bianco e nero, di farlo in bianco e nero, però lui ha uno stile di tatuaggio molto color block, lui è proprio un colorista, cioè studia tutti i colori, tutte le cose, no, per mixarli eccetera, e quindi alla fine abbiamo detto ok facciamola colorata, però non volevo dei colori troppo sgargianti, quindi vedrete sono molto scuri. Volevo fare la farfalla in bianco e nero e poi lasciare, diciamo, la parte colorata per tutti i vari, appunto, blocchettini. Però alla fine abbiamo fatto colorata anche quella. Siamo stati un po' a battibeccare, nel vero senso della parola, perché lui non voleva farla troppo sul viola e io la volevo invece un po' più sul viola. Quindi alla fine abbiamo trovato una via di mezzo, mi ha fatto questo magenta che personalmente adoro, mi piace tantissimo. E quindi questo appunto è il tatuaggio. Se vi devo dire anche in termini di prezzo, per tutto il successo che ha avuto, in realtà è un prezzo onestissimo. Gli ho mandato un acconto prima di fare il tatuaggio e poi quando appunto sono andata lì l'ho fatto e gli ho dato il resto dei soldi. Ovviamente lui sa che tantissime persone che vanno sono fan dei BTS. All'inizio non mi aveva detto nulla, poi però ha letto il tatuaggio che ho qui in coreano, che è appunto una canzone di BTS, quindi poi ha iniziato a farmi le domande lui. Io veramente non gli ho chiesto nulla, come vi ho spiegato anche nel vlog, mi ha detto un po' di cose, tipo che JK ha la pelle secca, quindi ogni tanto mi raccontava qualche aneddoto di qualcosa che era successo. Ho provato a chiedergli dove ha fatto il tattoo Yoongi, non l'ha voluto dire, seriamente non l'ha detto, quindi come scrive su Instagram anche ad oggi, quando Yoongi lo
vorrà dire, poi lui pubblicherà la foto come ha fatto degli altri membri, perché adesso ha pubblicato tutte le altre foto, però molto simpatico. E vabbè, comunque vi faccio vedere il tatuaggio, sono qua, sto solo a raccontarvi. È appunto una farfalla, come vedete è molto desaturata come colore, poi ha tutto questo stile appunto che fa lui, bellissimo. La farfalla è stupenda, super dettagliata, guardate anche le ali. Poi ci sono tutti questi color block, abbiamo scelto insieme quali colori inserire. E poi particolarità che ha voluto appunto mettere lui, qua c'è il 22 che è appunto l'anno in cui mi ha fatto il tatuaggio. Qui in mezzo invece c'è scritto 9 e 21, il 9 è il mese, quindi quando sono andata a fare il tatuaggio era settembre, il 21 uno, quindi ha voluto inserire questo piccolo dettaglio. E poi appunto c'è tutta questa parte colorata, volevo proprio che nella forma geometrica la farfalla diventasse geometrica, e se avessimo fatto la farfalla in bianco e nero sarebbe risultata un po' sbilanciata, quindi alla fine lo abbiamo fatto così e mi piace da morire, penso sia veramente uno dei tatuaggi più belli che ho. Dopo di quello appunto non ho più fatti altri, il tattoo tour per quest'anno finisce qua, spero l'anno prossimo di riuscire a completare appunto questa cosa del laser e di finire bene questo braccio come voglio farlo, perché dopo aver aggiunto poi tutte le varie cose vorrei farne uno sul gomito, sto aspettando per capire bene cosa fare perché è un tatuaggio comunque importante. Ora che ho tatuato anche la parte, vedete, interna, mi manca poi quella esterna, e vorrei aggiungere uno sfondo che amalgami insomma un po' il tutto, quindi staremo a vedere, insomma abbiamo tempo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, oltre appunto al vostro anno cinese che sono molto curiosa, anche se avete fatto qualche tatuaggio quest'anno, quale vi è piaciuto particolarmente. L'argomento tatuaggi mi piace sempre tantissimo, io sono ossessionata, sono piena, lo sapete. Detto ciò, vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me anche in questo video e ci vediamo molto presto con il prossimo. Ciao!